Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti in questo nuovo video tutorial. Allora ragazzi, siamo tornati su Tedit e oggi vi farò vedere principalmente la cosa più importante sarebbe quella di mettere un rimorchio con più di un come si chiamano? Più di un pivot, quindi i double più di quelli. In più vi farò anche vedere come non far crashare il gioco se avete gli assist sterzanti senza usare metodi strambi, ma facendoli funzionare. E in più vi farò vedere un attimino una cosa che mi ero dimenticato l'ultima volta, l'ultimo tutorial che avevo fatto, forse anche un anno fa. E quindi, come mettere le vernici di default. Allora, cominciamo subito mettendo un rimorchio. Allora, io adesso ho già messo qualche rimorchio, ho già fatto qualche bella prova e apriamo il file trailer. Che qua, come sapete, ci sono i nostri rimorchi. Come vedete, ho già dei rimorchi che mi sono messo io. Ho cominciato a mettermeli più che ho provato. Perché vedendo con l'NTM, ok, va bene, il narco va bene, il VAC mi ha dato problemi per l'asse sterzante. Infatti, ora vi farò vedere il VAC e me l'ha dato anche il cracker. Infatti, ora vi farò vedere il cracker, che tra parentesi è il più difficile perché ha sia asse sterzante che come si chiama? L'asse sollevabile. Allora, potrei anche far vedervi il VAC, è uguale. Allora, creiamo una nuova riga che vabbè, poi io non andrò a salvare perché comunque metto l'ho già doppio. Allora, tra le mie mod andiamo a cercare il VAC, il cracker, andiamo a cercare il cracker, che è un pochino, penso che è il più difficile che io finora abbia messo. Allora, apriamo il def, come per aggiungere un rimorchio, vehicle, trailer, e qua ci sono tutti i nostri trailer. Allora, quello che ci... non questo, quello che ci serve... Ok, sto facendo un po' di casini. Scusate, ma ho cambiato i DPI del mouse e non mi ci sto trovando. Quello che ci serve a noi in questo caso, io non li ho messi tutti quanti. Quelli che ho messo io sono il link non l'ho messo per cui... Ah no, l'ho messo, cracker link, eccolo qua. Quindi... Sì, ho messo tutti. Andremo a rimettere di nuovo il NTM Double. Che per chi non lo sapesse, basta vedere qui. Si capisce subito. Double ha 4 ruote. Quindi è quello che ha 4 assi in fondo. Che poi volendosi ci attacca al dolly. E poi se ci attacca un altro rimorchio dietro. Ora, quindi cominciamo da questo. Qui c'è cracker full di chassis. Quindi copiamo lo chassis. Come al solito. Vabbè, ora gli diamo il nome di. Non lo so, cracker tutorial. Perfetto, cracker tutorial, virgola, senza spazi. Questo, virgola, quanti assi ha? 4. Virgola, qui le ruote. State attenti, qua è una parte delicata. Queste sono tutte le cose riguardanti le ruote. Quindi prestate attenzione a questa parte che sennò fate casini. L'offset, questo qui che vi ho selezionato, offset, questi qua, sono quelli che vi dicono se l'asse è sterzante o meno. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Di default, se un asse non è sterzante, se un rimorchio non ha di asse sterzanti, saranno 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, così via. Se abbiamo un asse sterzante, in questo caso abbiamo l'ultimo asse sterzante, il quarto, quindi come vedete l'offset è su 0. E come possiamo vedere abbiamo oltre alla ruota singola, così come la chiama lui, c'è trattino FR. Non sarà in tutti FR, in alcuni sarà trattino S, in alcuni... insomma, dipende dal nome che gli dà il modder. Quindi noi cosa dobbiamo fare come ruote? Come ruote mettiamo quella che più ci interessa, cioè... Principalmente non ce n'è una giusta da mettere, è giuste tutte e due, quindi per adesso mettiamo questa qui, cioè io vi consiglio di mettere questa qui di base su Tedit. Quindi mettiamo questa ruota qui, virgola il nostro prezzo, 12.123.000 euro, e 123.000 e 123 euro. Ok, fatto questo, cosa facciamo? Salviamo, salviamo, apriamo Tedit che io ce l'ho qua per comodità. Un attimino che si apre, vabbè, qui ci sono dei rimorchi miei. Allora, ecco qui, compriamo, beh, salviamo che almeno tanto questo profilo è una prova, quindi non vi spaventate. Abbiamo 240.000 euro, quindi in teoria dovremmo riuscirci a fare tutto senza grossi problemi. Ah, cracker tutorial, eccolo qui. Targa, mettiamocene pure una a caso. E qui come vedete ruote ci dice questa qui. Non ci dice che ce ne abbiamo 3 di questo tipo e una FR, perché lui non lo sa.
Aspetta che sto facendo casini. Lui non lo sa, dice che abbiamo 4 assi, però non sa altro. Quindi noi compriamolo. Buy trailer. Ora selezionandolo, lo connettiamo. E andando sul quarto asse, noi come capiamo qual è il quarto asse? Vabbè, è il quarto, ve lo dico subito. Però per verificarlo diciamo il primo. Ok, offset a 0. Guardiamo gli offset. Offset 0 è il primo asse. Ma perché non mi fai fare t-edit subito? Antipatico. Offset è il primo, quindi ok. Il secondo, offset è 2, quindi è il secondo asse, non è sterzante. Andiamo qua, offset quarto, quindi questo non è sterzante. Qui andiamo offset 6. Offset 6 qui non c'è. Dopo il 4 c'è lo 0. Quindi noi cosa facciamo? Andiamo a mettere 0. Lo riportiamo uguale identico. Perché sennò lui va a cercare in questo file offset 6, dice non c'è, crasho. Quindi bisogna cambiarlo. Oltre che offset 6, come abbiamo cambiato qua, dobbiamo anche cambiare il data path. In questo caso uguale identico si aggiunge questo F trattino basso underscore FR. Quindi andiamo ad aggiungerci dopo single fr. Ecco fatto. Ora, beh, io vi consiglio di copiarlo tutto, che potrebbe anche chiamarsi, in questo caso cambia solo l'fr, potrebbe chiamarsi slash def slash vehicle, potrebbe anche chiamarsi slash ruote slash rimorchio cracker sterzante.si. Quello è il modder che gli dà il nome, quindi non siate mai troppo, cioè, assicuratevene sempre che sia giusto. Una volta fatto questo, no, per cambiare il colore che mi interessa a noi, non usiamo questa cosa qui, l'offset, mi raccomando, occhio a metterlo giusto, e salviamo. In questo modo il gioco non crasherà, ve ne do il 90% della sicurezza perché io, come non ha crashato. Ora, noi abbiamo il cracker, però non abbiamo, cioè, noi lo andiamo a comprare così, gli aggiungiamo un paint perché altrimenti ce lo troviamo verde, dobbiamo scegliere uno tra i noiosi originali, no? Diciamo, ah, ok, ci sono questi, ci sono questi, ci sono questi. Noi cosa facciamo? Una volta che siamo qua, prendiamo il nostro, in questo caso è questo qua. Vedete, paint job, e quindi lo prendiamo, company paint job, penso sia quello di base che c'è scritto cracker, non ne sono sicuro, lo mettiamo qua. Una volta fatto questo, state pur tranquilli che non... Ecco, l'ho tolto. Che vi si dovrebbe vedere, poi non ne sono molto sicuro, perché come vedete qua vi dice Wheelig, così vi dice tutti quanti. Noi ci mettiamo il nostro e basta, finito. Ora volevo fare una cosa di vedere perché in teoria ce n'è anche uno qui su Tedit che ti fa mettere i tuoi su Paint qua. Ah, qua finisce con Wheeling. Ok, di là anche finisce con Wheeling però se non erro. Aspetta, ho visto cambiare qualcosa. Wheels. Questo cos'è? Paint. Dai. Paint, ecco io dove sono andato a metterlo, in accessori. Ecco, vedete questi qui li avevo creati io, infatti non me li sono trovati. Ho detto qual è il problema? Ok, ora me ne sono. Ho visto qual è il problema. Praticamente li ho sbagliati di categoria, li ho messi negli accessori. Infatti, in teoria, se noi andiamo qua, andiamo ad aggiungere un accessorio, dovremmo trovarci in fondo quelli che ho messo io. Vedete, cracker, avevo sbagliato. No, rimuovi. E li andiamo a mettere, scusate, vi stavo dicendo qua. Painting, paint. Beh, io in questo caso magari li metto in cima per comodità. Metto i miei in cima, che sono questi qua. Ora, bisogna riavviare Tedit, quindi salviamo. Togliamo il company, lo lasciamo di base, salviamo, ok. Riavviamo un attimo Tedit, perché ogni volta che si modifica dentro questi file, magari salviamo prima. Ctrl S che faccio prima che andarlo a cercare. Che c'ho il mouse che non mi ci trovo. Tedit va sempre riavviato. Ecco qua. Ora andiamo qua, paint più o meno. Già, vedete, mi dice Chrome Profiler. Dico no, non mi piace questo Chrome Profiler. Vado in cima, vedete, mi. Ehi, dov'è? Sarò in fondo allora. Scusa, li ho appena messi. Ah, forse sono in ordine. Chrome, cracker. Vedete, sì, sono in ordine di nome allora a sto punto. Beh, a quel punto non è molto difficile, andiamo a cercare. Cracker link, in questo caso è il cracker full, mettiamo cracker full, facciamo salva. E ora non vi sto a far vedere nel gioco che funziona, perché se non funziona me lo dite, io cercherò di fare un tutorial dove spiego meglio come si fa. Quindi, ah no, scusate, quindi niente, dobbiamo far vedere come si attacca un altro doppio. Ne stavo quasi dimenticando, cracker si. No, non si può togliere. Sì, si può togliere.
Non si può togliere, ve lo faccio un attimo vedere velocemente. Una volta fatto questo, noi abbiamo messo questo full D chassis, che sarebbe il 4 assi, ce lo dice qua. Dobbiamo andarci a prendere il dolly, che io lo so, vabbè, si chiama anche dolly, 2 assi. Facciamo la stessa identica cosa, questo vedete non ha assi sterzanti. Facciamo la stessa cosa di prenderlo e metterlo qua, scrivere cracker dolly, virgola, mettiamo il telaio, mettiamo 2 assi, mettiamo le ruote e mettiamo il prezzo. Una volta fatto quello, noi ci troveremo il nostro dolly, che nel mio caso è questo qui, cracker dolly. Ora, noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo assicurarci, mi raccomando, assicurarci che noi abbiamo connesso il trailer assegnato lo stesso che vogliamo mettere il rimorchio doppio. Quindi facciamo by trailer, cracker, dolly. Si può anche mettere un altro a caso, però poi fanno collision l'uno con l'altro, diciamo non è il massimo. Ok, qua tutto a posto, la targa, vabbè, mettiamo una che in questo caso ne mettiamo una a caso che non mi interessa. Numero di assi 2 e mi raccomando, vedete slave for nameless trailer 100914 A1F, che è questo. Spuntiamo e facciamo by trailer. Come vedete è uscito sotto in un modo un po' diverso. Ciò significa che adesso abbiamo attaccato al nostro semirimorchio, che è dietro la campana, quindi l'aggancio per il dolly, gli abbiamo agganciato per l'appunto il dolly. E quindi ora cosa possiamo fare? Di questo magari se sono rimorchi di un altro tipo va già bene con due. Nel mio caso se voglio metterne un altro, ora voglio rimetterci un altro 4 assi, stessa identica cosa. In questo caso ce lo facciamo Slave for Nameless Trailer 2, questo qua, e quindi ok, già mi va bene, targa, compriamolo. Se io adesso ho messo un altro 4 assi, volessi rimettere un dolly, faccio che fare così. Trailer 3, compriamo, mettiamo la targa. Sto mettendo tutte targhe a casa, nel caso non ve ne siate accorti. Ho messo il dolly, ora ne compriamo un altro, un cracker normale. Magari adesso e lo mettiamo per questo. Finito. Ora però dobbiamo andare a vedere, perché questo, come abbiamo fatto prima, gli abbiamo cambiato, gli abbiamo messo il trattino FR. Ovviamente ora che ne abbiamo, aspettate che me lo seleziono di qui, che faccio prima. Ora che ne abbiamo altri, dobbiamo andare a modificare gli altri. Non è che una volta modificando il primo gli altri vengono da loro, ecco. Quindi andiamo a prendere questa ruota, mettiamo di nuovo lo set su 0, magari adesso ve lo faccio anche vedere. Perché aspetta, data path, cos'ha che non va? Cracker singolo punto sì. Perché gli manca il punto sì? L'ho mica cancellato per sbaglio. Aspetta, il cracker 4 assi, eccolo qua. Cracker 4 assi, mi ero dimenticato il punto sì. Non so come abbia fatto. Ah, non è quello del tutorial. Vedete, quello del tutorial era giusto, questo facendolo io non avevo selezionato il punto sì. Fa niente, adesso glieli metto un attimino manualmente. Scusate, vedete che sbagliando si impara. Quindi poi andiamo con quello sotto, mettiamo questo qua, punto sì. Poi andiamo qua, no, aspetta, che cosa sto facendo? Qui niente. Ciao. Buonanotte. Allora, questo ci va il fr.si. A questo non ci va il punto fr. Cioè non ci va l'fr. Quindi fatemelo un attimino togliere. Ok. E nemmeno a questo. Perfetto. Però qua ci vuole il punto sì a questo. Ok. Singolo punto sì. E ora quindi suppongo anche a questo. Ah no, perché questo qui è quello. Non è il 4 assi, ma il 3 assi. Quindi a questo l'ho messo su 0. Sì, questo l'ho messo su 0. Il primo dovrebbe esserci. Questa. Sì. FR. 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 Ah beh, qui manca la vernice. Beh. Sul dolly di vernice ci potremmo mettere. Beh, facciamo così, che facciamo un attimino prima di andarla a cercare. Mettiamo la vernice del dolly, perché sennò viene anche il dolly verde. Lui non vi risparmia niente, vedrà tutto verde. Cracker full, gli andiamo a mettere la sua che abbiamo qua sopra. Che adesso ve la cerco, che faccio prima che andarla a ricercare. Cracker full. Questo è il dolly, sì. Quindi mettiamogli quello del dolly. E qui gli rimettiamo il cracker full, che va bene. In teoria è lungo uguale, dovrebbe essere lungo uguale, non ne sono molto sicuro, ma dovrebbe essere lungo uguale. Quindi ok, selezioniamo questi, lì salviamo il gioco.
ora ragazzi, io chiudo qui, chiudo qua, chiudo qua. Tedit sta a posto, noi ci rivediamo in gioco per vedere se funziona. Ok ragazzi, in tutto sembrerebbe funzionare così bene che siamo così lunghi che non stiamo neanche per la strada. Ecco qua. Bestia, che roba che hai fatto. Ecco, questa qui è la nostra combinazione. Beh, magari facciamo un attimino venire un altro giorno che non piova. Ok. Sennò vi diventate sordi. Ok, possiamo vedere che il dolly forse non è molto adatto per avere questo tipo di rimorchio per ultimo. Perché sembrerebbe essere un po' impennato. Quindi magari come ultimo vi consiglio di metterci questo qua per l'appunto. L'altro quattro assi. Però ora vi faccio anche vedere che funziona. Giro per così. Faccio vedere che girano tutti gli assi. Tanto non è che me ne frega tanto. È un profilo caricato un po' a caso. Allora, guardate. Allora, con la mano. Faccio vedere. Quest'asse magari non si vede tanto bene. Ma non riesco manco a trovarmi. Quest'asse, come vedete, sterza. Sta sterzando. È sterzato. Quest'asse qua, vabbè, il dolly non ha asse sterzanti. Questo qui sta sterzando. E l'ultimo non ce n'ha sterzanti. Comunque, se io tiro su il carrello, guardate, sale su tutti, sale su questi due. Sale su questi due, dovrebbe salire anche il primo di questi. Infatti. Ora, non so perché ho questo tipo di ruote. Però credo siano le sue, non credo di aver sbagliato a inserirle. Cioè, ho messo infatti delle altre ruote prima in tedis. Infatti dicevo, boh, pensavo le avessero tutte uguali, invece no. Come vedete vi dicevo che sono per tutti uguali, effettivamente sono per tutti uguali, sia per il D-Link lì che per questo. Ovviamente quando noi andiamo a sterzare, mi raccomando, state un pochino attenti se fate queste cose, perché sennò vedete quello che si può creare. Cioè magari. Ora ho fatto un po' di cavolate, sono andato a finire qui dentro. Beh, comunque il tutorial penso che vi sia servito, spero. Io vi ringrazio tantissimo per la visione. Dada è tutto. Ciao a tutti.